funzionato niente, cosa è successo? Niente, hai detto bene, non ha funzionato niente. La giornata più brutta della storia del Monticelli, del calcio Monticelli negli ultimi 5 anni, e personalmente la più brutta pagina di storia del calcio della mia vita calcistica, non ho mai perso un passo di questo genere, né da calciatore né da. Siccome questi ragazzi hanno fatto un campionato eccezionale, perché noi abbiamo vissuto nelle difficoltà più nere, anche nella giornata più nera mi sento di ringraziarli, perché stiamo facendo, diciamo, un'annata che raccontare i particolari sarebbe troppo assurdo. Raccontiamo solo l'ultimo, così vi serve per rendervi conto. Oggi siamo partiti per la quarta volta con una quarta compagnia di pullman diversa. Dopo che siamo partiti stamattina, credo siamo forse l'unica squadra che affronta una trasferta così lunga per la prima mattina, e il pullman si è fermato in strada. Quindi siamo stati un'ora e mezza sull'autostrada, siamo arrivati ad Agnone con un'ora di ritardo, abbiamo mangiato con un'ora di ritardo, quindi tra tutto siamo stati in mezzo alla strada e 4 ore e 3 quarti, tra viaggio e tutto. È l'unico alibi che mi serve da questi ragazzi, che fino ad oggi non mi hanno mai tradito. Quindi in una giornata dove non ha funzionato niente, penso che forse possa essere l'unica motivazione, perché se no si dovesse andare a vedere. Noi ad esempio oggi abbiamo preso tanti gol, però sapete tutti bene che tra le squadre pericolanti avevamo quella che avevamo la miglior difesa, perché voglio dire, una squadra che solitamente l'organizzazione in campo la riesce a gestire bene. Oggi non ha funzionato neanche quello, sono stati tantissimi errori individuali e io credo che quindi sia stato proprio un malessere totale generale. Mi dispiace che purtroppo, oltre ad aver vinto l'Agnonese, ha vinto anche il San Nicolò, quindi siamo a 10 punti da due squadre, e recuperare 3 punti in due partite diventa molto difficile, perché sennò questo gruppo, al di là della giornata di oggi, meriterebbe la salvezza per quello che ha dimostrato nella sua totalità, e devo dire, quello che ha vinto oggi, veramente avrà fatto una brutta impressione, però se avete un pizzico di fiducia vi dico che meritavano molto di più nei tempi passati. Oggi una giornata, diciamo, che speriamo che sia ormai l'ultima della storia del Monticelli.